Peter, come mai sei così nervoso? Ho promesso a un bimbo che avrei realizzato un fuoricampo per lui. Scusami, non ho preso la palla, ma tu non sei il bimbo della promessa. No, lui è morto ieri notte. Oh, phew. Dai, Horace, eliminalo! Ti senti bene? Oh mio Dio, è ferito gravemente. Sei fuori dalla linea delle basi, eliminato. Oh mio Dio, è ferito gravemente. È morto. Oh no, non è possibile. Possa riposare in pace. Copriamolo con le foglie e andiamo a prendere un gelato. Io non riesco a credere che Horace sia morto. E io di aver lasciato Brian in macchina con i finestrini chiusi. Devo fare pipì! Senti, sto malissimo per quello che è successo. Horace era un ottimo barista e un brav'uomo. Mi piacerebbe poter fare qualcosa. So che non volevi farlo, Jerome. È proprio una situazione terribile. Come quando tu sei l'unico a cui il cameriere non dice ottima scelta. Io prendo l'Halibut. Ah, scelta eccellente. È una delle specialità dello chef. Le piacerà. È stato preso fresco a meno di 15 chilometri. Io invece prendo il controfiletto. In assoluto il mio piatto preferito. Un taglio spettacolare, superbamente aromatizzato, con una delle marmorizzazioni migliori che abbia mai visto. Io prenderò il pollo. Ripercorriamo la sua vita grazie a questo video che commemora tutti gli automobilisti in stato di ebbrezza di cui si è reso responsabile. Horace aveva un grosso debito con la mia banca, quindi adesso è nostro. Mi dispiace, l'ostrica ubriaca resterà chiuso per sempre. Per sempre? Questo è l'inizio dei tempi bui. Le banche hanno preso il nostro bar, i nostri guadagni e le nostre case. Un cambiamento è necessario, cambiamento che un solo uomo può attuare. Io sono Windmaker. E ora sparo alle scimmie. Credevo che ci portassi a bere in un posto nuovo. Che ci facciamo all'ostrica? Sentite, abbiamo provato altri bar, provato a bere a casa. Abbiamo anche provato la grande festa di fine liceo che avrebbe cambiato le nostre vite. Scusa, Amanda, ma la legge dei film anni 80 dice che una donna maschiaccio che si trasforma in una donna vera annulla il tuo fascino. Ah. Dobbiamo ammetterlo, per noi esiste un unico bar ed è l'Ostrica. Ma Peter, è chiuso, non possiamo entrare. Quagmire, quando una dice che non vuole fare sesso con te, la prendi come una risposta? Il mio avvocato mi consiglia di non rispondere alla domanda. Non l'hanno bloccata e tutta la bomba è ancora lì dentro. Avanti, ragazzi, la violazione di domicilio è un reato grave. Forse dovremmo lasciare stare l'ostrica e così passare un po' più di tempo con le nostre famiglie. Io ci ho provato, ho passato ore a fare dei test su Chris per vedere se è autistico. Non si dimostra molto affettuoso. E questo è tutto, ed è per questo che amo tanto l'ostrica ubriaca. Ah, stavo proprio per esattamente. Ehi, te lo ricordi, ricordi quando Quacktimer è svenuto e noi gli abbiamo fatto tutte quelle cose che si fanno alle signore e poi ci siamo promessi che non te l'avremmo mai detto. Cosa? All'ostrica. Joe, i tuoi capelli hanno l'aria un po' stupida. Tutti i più grandi momenti della mia vita li ho passati qui dentro a questo tavolo. La prima parola di Maggie, Bart che salta nel canyon, Mr. Plow, i più grandi momenti della mia vita. Questo tizio sull'etichetta vuole darmi un pugno. Te lo do prima io, brutto bastardo. Devo andare a pisciare, ma non ho voglia di alzarmi. Joe, dov'è la tua cosa? Dov'è quella cosa? Il catetere? No, quello è mio, è privato. Ehi, che succede se ci soffio dentro? Non farlo, esploderò! Allora lo faccio. Tu lo fai molto meglio di Bonnie. Soltanto un uomo sa che cosa piace a un uomo.